Ma bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi sono qui per una nuova carriera. Faremo una carriera sia col Palermo, ma sia anche con l'Atalanta. Questa carriera compriamo giocatori, questa è una vera carriera, mentre quella è una carriera per vincere trofei con la squadra dei nostri amici. Andiamo, intanto abbiamo questo invito del nuovo precampionato, andiamo a vedere cosa... in che campionato andiamo a vincere. Allora, io scelgo quello da 8 milioni. Perché io metto in campo le titolari. Atalanta, Wolfsburg. Vediamo. Allora, quanti milioni abbiamo per iniziare? Ma aspetto che abbiamo tipo 2 milioni? 2 milioni, sì, vabbè. 22 milioni? Ne abbiamo 12 milioni, perché? Perché così pochi? Allora devo farmi una carriera per comprare dei legioni promosse. Calcio. Intanto andiamo a giocarci le prime partite e poi andiamo a fare il calciomercato. Allora, questa è la formazione. Per me va bene, abbiamo un'ottima squadra, abbiamo una panchina pazzesca. Perfetto. Allora, poi nei riserve, Palomino 76, così tanto Palomino. Ah, vero che ha segnato, gli è andato l'upgrade. Mancini, questo io lo metto titolare. Questo è bravo, questo è un forte. Ha segnato pure la scorsa domenica al Chievo Verona. Sì, salvo, salvo. La carriera con il Palermo deve forse arrivare pure oggi, chissà. Queste prime partite intanto le simuliamo per vedere come si comporta la rosa. Ora devo mettere Cristante titolare, perché Cristante è uno che secondo me diventa molto forte. Gol del Papu. Taratatatata. E oggi con una buona formazione, ma Petagna raddoppia e Spinazzola chiude. 3-0. 3-0 la partita. E però... io voglio andare a mettere al posto di Deron Cristante, anche se è più scarsino, Cristante cresce di più, perché Deron è del 91, Cristante è del 94, se non mi sbaglio, una cosa del genere, 96-94, non mi ricordo ora, scriverò sotto i commenti. Andiamo a giocare la partita contro il Krasnodar. Masiello, Masiello alla Roma per 6 milioni. Allora, Masiello ha 31 anni, è un pilastro della nostra difesa. Infatti, se andate a vedere, Masiello 78 di rotazione. Io, se lo voglio andare a vendere, lo vado a vendere a 20 milioni. 20 milioni, a 15 milioni. Perché con i prezzi che ci sono oggi, vabbè, anche se FIFA non è con i prezzi di oggi. Io voglio andare a tazzare e a 12 milioni glielo lascio. Masiello perché è un pilastro della nostra difesa, non se ne parla andarlo a vendere a 6 milioni. Perché c'è la cosa? No. Fail. Quanti fail faccio in live? Quanti fail faccio in live? 10 milioni. 11, dai, applica, avanti, aggiungi clausola per la rivendita, mettiamo una clausola per la rivendita del, no, del 5%, perché se lo devono rivendere penso che se lo rivendono a quando ho 33 anni, se me lo accettano, ma fuori c'è un tempo schifoso oggi. Bisogna proprio farcele solo, ora che inizio a registrare, ovviamente c'è il vento e la pioggia. Non possiamo accettare. E non mi interessa. No, 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 no. Io il pilastro non lo vado a vendere per poco, perché poi chi compro? Giochiamo a partire contro il Krasnodar. Allora, l'Augsburg
E noi abbiamo vinto e cosa solo. Ecco, già questa è un'offerta più. Ok. Fermo offerta per il cartellino. Io lo devo vendere anche lui a 11 milioni. Perché anche lui è un pilastro della nostra difesa. C'è sempre questa cosa del pilastro. Però, raga, giocare con difensori forti e che sanno giocare a FIFA anche nella realtà trovo molto forte e un ottimo vantaggio. Il Sassuolo ne ha bisogno di difensori, mi sa, perché questo che ha venduto, secondo me ha venduto Cerbi, ne sono più che sicuro. E quindi allora io faccio così, vuoi Toloi? Facciamo così. Allora fai mocchetta per il cartellino. Io ti chiedo di offrire 10 milioni, 100.000 euro in più praticamente, perché era 9.900, sì, era 9.900, andiamo a offrire 10 milioni in più. Allora, perfetto, abbiamo venduto Toloi, tranne che la trattativa, ovviamente salti. Ecco, se la Roma offriva 1 milione in più, quindi 11 milioni, io Matteo io ce lo davo perché ci tira la nazionale, ok, però leggo, se oltre mail, vedi di essere pronto perché potreste essere la nazionale. C'è Zoigno, raga, che vi dico io che c'è 90 euro, ci davo essere una bestia. Se giocasse un campionato più famoso era una bestia. 1-0, Gomez sbaglia, ma Atebur segna. 3 minuti dopo, si è fatto male Caldara. Aia, vabbè, giocare con Palomino. Il problema è che ora Caldara io lo voglio riscattare perché vuol dire prendersi un 86 tipo di valutazione. Che Caldara cresce tantissimo. Allora, che faccio io, Miraglias? Che faccio io? Che faccio io, Miraglias? Dove è scritto Miraglias? Ma non interrompiamo, sennò poi vi viene troppo lungo. Ma che faccia c'ha Miraglias? C'è la bocca di un. Vabbè, ora dimensioniamo tutto. Allora, Augsburg. Viene partita contro l'Augsburg che si è fatto male, purtroppo. Allora, mi ha messo bastoni. Perché bastoni? Toloi non è venduto, attenzione raga, mi sa che questa trattativa sfuma, tanto segna Ilicic, gran gol. 4-1, lo segna Kujacev, una cosa del genere comunque. Allora, l'episodio sarà i 13 minuti, su per giù perché non voglio. Oggi penso di non fare acquisti, penso tanto di giocare. Offerta di tirata. Non ho trovato d'accordo con Toloi, perfetto. Jonas e Real Madrid, regà. E Real Madrid vuol dire che aveva bisogno veramente di un attaccante. Mancini ora fanno giocare, dai. No, trattativa. What? What? Regà, non c'è scritto trattativa sfumata. Scusate, scusate. C'è scritto trattativa sfumata. Dove è finito Toloi? Si è fatto un non ci credo, per questo non hanno preso questo fatto. Povero, cioè la nostra difesa si fa male ogni partita. Ora chi si fa male, ma se è lo speriamo di no. Devo fare, se non devo fare giocare Palomino che va bene, Mancini che va bene. Non se ne parla, non se ne parla per niente, di vendere lui non se ne parla. Perché lui con Cornelius li devo avere per forza, perché crescono. Te lo dà tutto lui, Petagna. Filippo Melangoni, allora, se ne no, va bene, no, glielo do. È un CC di 18 anni molto talentuoso, penso, per avere quell'overall. Allora, ora metto io i giocatori perfetti.
Palomino e Mancini. Andate a giocare, andate a vincere. E Smith, questo Smith che viene dal Brasile, ora devo provare una partita di queste. Allora, ditemi se vi piace questa carriera, perché ovviamente avendo una carriera alternativa portarvi. Poi vi porterò anche altri miei team un giorno di questi, però il mio team è stato rifondato. Ma perché non faccio uno scherzo? Avevo un team pazzesco e poi me l'hanno rifondato. Che rabbia. Solo per te. No, Gomez, non mi puoi sbagliare il rigore. Petagna si è fatto male. Partita che si mette malissimo. 3-0, segna pure Okaka. Segna pure Okaka. E quindi Petagna ci sta vincendo una partita e uno si va a male. Che cazzo è? Scusatelo, il tennis, però dopo un po' uno si arrabbia. Allora. Allora, non abbiamo vinto la coppa, come sempre accade in questo videogioco. Regà. Con brocchette o pompon. Non riesco a pronunciare. Troppo bello. Che teo fom. Che teo. Questo è un prestito. E poi. Raga, mi prendo lasagna. No, però è appena arrivato. No, io mi prendo lasagna. E poi, raga. Raga. Devo prenderlo per forza. Questo è un acquisto ignorante. No, niente, no, perché è buggatissimo sul tipo. Con lui. Già avete capito. Già avete capito. Ora metto queste lettere, già tutti hanno capito di chi sto parlando. Niccolò Gianetti, attaccante del Cagliari. Io me lo devo andare a prendere a tutti i costi, raga. Troppo buggato su questo videogioco. Su FIFA, anche nella realtà c'è un gioco bene. E poi voglio andarmi a prendere Sessegnon Dell, che è un difensore talentuosissimo. Dell. Ecco, perché Sessegnon? Sessegnon. Ecco, è lui. Questo è una bestia, ragazzi. Andiamolo a prendere. Perché su FIFA c'è tipo. Ma che ce la faccia tutta. Allora, questi sono i giocatori che stiamo seguendo. Lasagna, Giannetti, Sessegnon. Lasagna. Ah, non lo voglio vendere. Prestito. Giannetti per 2 milioni potrebbe fare l'attaccante, secondo e terzo attaccante. Allora, io lo voglio acquistare perché l'altra volta l'ho acquistato tipo a 2 milioni, cosa del genere. Facciamo questo acquisto e poi facciamo. Allora, raga, forse questo acquisto non lo riesco a fare. Vi lascio con la suspense. E raga. Non voglio che il video venga troppo lungo, spero che vi sia piaciuto, lasciate like, iscrivetevi al canale. Giannetti, secondo voi lo prenderemo o non lo prenderemo? Lo vedete nel prossimo episodio. Bella! Ah, lasciate 5 like!